La Compagnia dell'Anello è dunque arrivata a Lothlórien, una delle enclave elfiche della Terra di Mezzo, e è arrivata attraversando questi due corsi d'acqua che hanno in qualche modo obliato la stanchezza e la sofferenza che gravavano sui membri della compagnia dopo l'uscita dalle miniere di Moria e la perdita di Gandalf, che era un po' il leader di questa compagnia. E dunque entriamo veramente in questa terra di Lothlórien, o Lórien, secondo i due nomi elfici, che vogliono dire fiore di sogno e terra di sogno. In questa terra di sogno il male non può entrare, a patto che uno non ce lo porti dentro. Cioè, l'unico male che può penetrare a Lothlórien è quello che uno porta dentro di sé. Il male non può scalfire questa terra, e così come il male, nemmeno il tempo. Tutti i riferimenti spaziali e al paesaggio fanno riferimento a una primavera senza tempo. I fiori sono perenni, l'erba è sempre verde e il contesto è talmente incantevole che un visitatore che entra in questa terra può dimenticare qualsiasi cosa, anche il dolore che l'ha funestato fino adesso. Tutto è bello, tutto è pacifico, tutto è splendidamente tranquillo, tanto che chiunque dentro questo territorio vorrebbe che le cose non cambiassero mai. Ed è il rischio che corrono i membri della Compagnia dell'Anello, che entrano in questa specie di paradiso terrestre e non vorrebbero più uscire. Come ricordato nel precedente capitolo, il tema del bosco fatato e della regina degli elfi è un topos delle narrazioni leggendarie, una terra di sogno che rappresenta però anche un incredibile rischio per chi la attraversa. E infatti i nostri eroi rischiano di perdere di vista il senso e la ragione della loro missione, dimenticare il perché sono in viaggio per fermarsi in questa specie di paradiso terrestre, nel quale il tempo, come in tutte le terre elfiche, non scorre nella stessa maniera in cui scorre altrove. È una terra bella e pericolosa, proprio come la sua governante, Dama Galadriel, un personaggio senza dubbio affascinante che racchiude in sé il tema della regina degli elfi e contemporaneamente dell'incantatrice, come Morgana della saga di Re Artù. Però Galadriel non si riduce semplicemente a Morgana, non coincide con questo personaggio, così come Aragorn non coincide con Re Artù e Gandalf non coincide col mago Merlino. La caratteristica di Tolkien è muovere da dei topos letterari ben definiti e poi far evolvere i personaggi in maniera completamente nuova. E a proposito di Galadriel, bisogna affrontare una delle discussioni classiche che si fanno sempre nel caso del suo personaggio, e riguardo al Signore degli Anelli, che cioè Galadriel sarebbe l'allegoria della Vergine Maria. È un classico che va molto di moda anche in molti interpreti esegeti cattolici, che si fanno forti della devozione personale di Tolkien verso la Vergine Maria e del suo profondo cattolicesimo. Quindi Galadriel sarebbe pura, perfetta, priva di peccato, ma le cose stanno veramente così? Andiamo a vedere cosa lo stesso Tolkien rispondeva a una lettrice che gli chiedeva proprio informazioni su questo possibile legame di Galadriel con la Madonna. È una lettera del gennaio del 1971, poco prima della morte di Tolkien, in cui il professore rispondeva: "Mi hanno molto interessato i suoi commenti su Galadriel. Penso che sia vero che devo molto di questo personaggio agli insegnamenti e all'immaginario cristiani e cattolici su Maria. Ma in realtà Galadriel era una penitente. Nella sua gioventù aveva guidato la ribellione contro i Valar, i guardiani angelici. Alla fine della prima era aveva orgogliosamente rifiutato la clemenza o il permesso di tornare. Fu perdonata per aver resistito alla tentazione finale e schiacciante di prendere per sé l'anello." È lo stesso Tolkien che qui rivendica la natura letteraria del suo personaggio e del suo leggendarium. Sicuramente ci può essere un legame tra il personaggio di Galadriel e altri personaggi della saga di Tolkien con la fede personale del suo autore, cioè questi personaggi sono stati in qualche modo ispirati dalle convinzioni profonde di Tolkien. Ma allo stesso tempo Tolkien ricorda che questi personaggi, e in primis Galadriel, non si esauriscono con la loro origine e la loro ispirazione. Cioè il personaggio di Galadriel non si spiega completamente, semplicemente mettendola in relazione con la Madonna. Ma Galadriel ha un suo peso,
una sua funzione e una sua vita autonoma e indipendente solo se messa all'interno del leggendarium tolkieniano. E se andiamo a vedere, Galadriel ha un legame profondo con il passato, con la rivolta dei Valar, quella di Feanor, che è venuto nella Terra di Mezzo per recuperare i Silmaril. Lei ha seguito Feanor per avere un regno, voleva assolutamente avere un regno. E per questo, dopo, quando c'è stato un indulto verso gli elfi che se ne erano andati, lei non ha accettato ed è rimasta nella Terra di Mezzo, dove dovrà superare un'ultima prova, proprio quella di cui si parla in questo capitolo dello Specchio di Galadriel. È un particolare fondamentale, perché altrimenti ridurremmo Tolkien a un semplice scrittore che fa catechismo attraverso delle semplici allegorie. In realtà l'opera di Tolkien è talmente profonda e ricca di significati da mettere in relazione con molti altri elementi e con l'immaginazione dello stesso autore, che se facessimo semplicemente una lettura apologetica della sua opera, peccheremmo di riduzionismo e sminuiremmo la portata di questo scrittore. La cosa fondamentale è che Galadriel è il personaggio che mette di fronte tutti i membri della Compagnia dell'Anello a quello che hanno nel cuore, alle loro ragioni più profonde. Questo è il motivo per cui Aragorn aveva detto che nessuno esce immutato dalla foresta di Lórien. Inoltre è lei che sopravanza il marito Celeborn perché rivolge la parola ai membri della Compagnia dell'Anello, facendo superare l'atavica contrapposizione tra nani ed elfi. Ed è da questo momento che Legolas e Gimli diventeranno grandi amici. Ogni membro della compagnia si sente scrutato dentro, si sente letto dentro nell'animo e per questo ha anche pudore e ritrosia a parlarne, perché in qualche modo si sente messo a nudo da questo sguardo inquisitore. E infatti è da questo momento che Boromir avrà qualche problema, perché è da questo momento che ha cominciato a capire che cosa ha veramente nel cuore, cioè mettere le mani sull'anello. E poi c'è il momento topico dell'episodio dello Specchio di Galadriel, che dà il titolo al capitolo, che è una sorta di prova per Frodo, per Sam e per la stessa Galadriel, in uno scenario notturno in cui gli elementi sono ignoti e che ci riportano all'altra figura femminile che finora abbiamo incontrato nel romanzo, quella di Baccadoro, cioè la presenza dell'acqua. Acqua che aveva introdotto anche i membri della compagnia all'interno di Lothlórien. Qui c'è la notte, la foresta, il corso d'acqua, a cui poi si aggiunge Venere, la stella del Vespro, che rifulge sull'anello di Galadriel, l'anello dell'acqua. Quindi l'acqua è sempre ben presente, l'acqua della morte, ma allo stesso tempo l'acqua della vita. Ed è proprio l'acqua che è contenuta nello specchio di Galadriel, questo contenitore dentro cui ci si specchia. Frodo viene invitato a guardarci dentro e lo stesso fa Sam. Sulle acque di questo specchio appaiono le cose che sono state, quelle che accadono e quelle che potranno accadere e che rispondono anche alle paure più profonde delle persone. Galadriel costringe i due piccoli hobbit a guardare nello specchio e a fare i conti con le loro più profonde paure e allo stesso tempo con la parte più nascosta del loro animo. Per esempio, Sam, vedendo la distruzione della contea che avverrà, è spinto a voler tornare immediatamente indietro, però si trova anche di fronte al problema di lasciare da solo Frodo e alla fine capisce che il suo ruolo, il suo posto è stare accanto al suo padrone. Ma Sam vede nello specchio in qualche modo un futuro di coraggio, una presa di coscienza e una crescita del suo personaggio, mentre Frodo allo stesso tempo nello specchio vede la sua progressiva caduta e il cedimento verso il potere dell'anello. Frodo, spaventato da quello che ha visto, decide di dare l'anello a Galadriel in una delle scene più famose del romanzo, che riprende la stessa scena in cui Frodo aveva offerto l'anello a Gandalf. Gandalf aveva rifiutato, dicendo che se lui avesse avuto l'anello sarebbe stato peggiore dell'oscuro signore Sauron, perché avrebbe utilizzato il suo desiderio di fare il bene imponendo una coercizione agli altri e negando quindi la loro libertà. Galadriel, di fronte a questa possibilità, intuisce che con l'anello potrebbe diventare la regina bella e terribile della Terra di Mezzo. Tutti l'amerebbero disperandosi, ma è in grado di resistere alla tentazione. Rifiuta l'anello e accetta il suo futuro, un futuro in cui lei perderà i poteri e tornerà nelle terre imperiture. La regina degli elfi quindi rifiuta di prendere il potere
e preferisce aiutare come può il portatore dell'anello. E questo aiuto concreto di Galadriel sarà alla base del capitolo successivo, Addio a Lorien, quando la regina degli elfi farà doni a tutti i membri della compagnia che stanno per abbandonare le sue terre e per proseguire la loro missione.